Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokit che vi parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 2022, pronti a scendere in pista. Siamo in Gran Bretagna, siamo a Silverstone, signori. E Silverstone, signori, cosa chiama? Chiama pioggia, giustamente. In gara dovrebbe essere un po' un misto, ed effettivamente se noi andiamo a vedere... un misto un cazzo. Dovrebbe forse smettere a fine gara con un 20% di probabilità di pioggia, ma si partirà sul bagnato, così come sono state le qualifiche, signori. Tra l'altro full wet le gomme, durante la qualifica diluviava. Perciò, signori, come pensate che possano essere andate le qualifiche sul bagnato? Ovviamente di merda, ma non cambio i componenti perché non siamo neanche così tanto indietro. Ma soprattutto, anche il buon Lando ha avuto qualche problema. L'Inghilterra perciò, è uno dei due paesi perciò, nella storia della Formula 1 ad aver ospitato un Gran Premio ogni anno. Oggi il record rimane imbattuto grazie al Gran Premio a cui assisteremo tra poco. Hai visto? Vediamo ora la griglia di partenza. Contribuiamo alla storia di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte Verstappen ha fatto la pole sul bagnato e volato, e Albon, asciutto bagnato sempre lì, dobbiamo stare attenti ad Albon che guadagnerà diversi punti probabilmente oggi. Ocon, Fernando Alonso, ma noi e il buon Lando siamo indietro, signori. Charles Leclerc, Norris, Lando undicesimo e noi quattordicesimi. Ragazzo d'oro, Tsunoda. E anche per questo che non ho cambiato le componenti, finendo in fondo ovviamente la griglia. Eccolo Latifi, grande, sempre ultimo a prescindere, sole, pioggia, neve. Quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Allora, come vi dicevo appunto, non ho cambiato le componenti in modo da non ricevere la penalità. Tutto ciò per restare quanto più vicini possibile al buon Lando. Qua le gomme dicono, le previsioni dicono pioggia, 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 quindi signori io vado a mettere tre giri comunque a prescindere di benzina in più, anche se ne useremo molto di meno probabilmente, gomme intermedie per forza di cose, e signori direi di procedere, c'è poco da guardare anche nel giro di formazione, dobbiamo okay, solo sperare che vada inizia. Tutto bene, ma devo dire che il meteo oggi sul bagnato per quanto riguarda sapete che insomma... Già loro vanno forte. Finisce, ogni pilota cerca di raccogliere tutta la concentrazione possibile. Se poi piove anche, insomma, diventa difficile per noi. Però abbiamo visto che anche il buon Lando ha dei problemi, eh. Mentre le auto formano la griglia, i piloti sperano di poter... C'ho attenzione. ...e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata. E vediamo anche se queste impostazioni con il meteo un po' più... variabile, possiamo metterla così, effettivamente cambia qualcosa oppure no, ma non credo che cambi molto, da solo una percentuale, ma alla fine le previsioni quelle sono, quindi non dovremmo passare a gomma d'asciutto. Vediamo però, signori, vediamo. Pronti? Latifi c'è? Attenzione, chiusi da Gasly che poi si inserisce su Leclerc e Stroll. Noi qua stiamo un po' all'esterno. Non molliamo però su Tsunoda. Lo uso dietro. Un po' lunghini, ma poi sappiamo che la curva va a destra. Oh! Toccatina a Leclerc. E rischio anche di giravolta, attenzione. Lo uso dietro, ci prova su Tsunoda. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Noi oggi facciamo parecchio schifo a livello di velocità, sappiatelo. Se facciamo ste curve siamo messi ancora peggio.
Insomma, l'assetto è completamente rabbagnato, quindi parecchio carico aerodinamico. Attenzione a Leclerc con Stroll. Oh! Madonna, i rischi! Minchia, non posso accelerare! Oh! Ma che è? Concentrazione. E niente, Tsunoda ci svernicia. Posso dirlo? L'assetto non cambia un cazzo. Sul bagnato guidare è una cosa orribile. Soprattutto quando fai le prove libere sull'asciutto e solo un giro di qualifica sul bagnato. Tra l'altro, bagnato pesante. Quindi non abbiamo il piede allenato, speriamo di trovare il ritmo mano a mano che passeranno i giri, ma la vedo molto dura oggi, signori. Molto dura. Questi viaggiano. Proviamo a riprenderci la posizione su Tsunoda. Viene gialle, attenzione, si è girato. Ok, via libera. Schumacher. È legale il nostro sorpasso su Tsunoda, cioè lui ha inchiodato, ma non era necessario. Attenzione, signori, doppio sorpasso così, grazie a Mick che decide di accostare e di far rallentare Tsunoda. Tanto giro veloce di Max, noi invece qua non riusciamo a fare neanche i nostri personali giri veloci. Ecco, siamo non lentissimi, di più. Ci ho già ripreso Mick. Noi ci proviamo a spingere, ma non andiamo. Però qualcosina forse stiamo rosicchiando al buon Stroll, portandoci dietro ovviamente Mick. Proviamoci, signori. Tanto tredicesima posizione non abbiamo nulla da perdere, insomma. Un po' di fatica, però qualcosa rosichiamo. Derapate incredibili. E ma che il problema è che senza DRS non so se riusciremo a fare o anche solo a tentare un sorpasso non avendo velocità. Perché un punto importante di sorpasso è questo, ma dobbiamo uscire molto più vicini a Stroll.
Un altro punto potrebbe... Oh! Scivola, scivola Stroll. Un altro punto potrebbe essere questo, ma dobbiamo arrivare vicini anche lì. Attenzione, perché siamo molto vicini. Da qualche parte qua adesso bisogna provarci, eh. Si asciugherà presto, fai attenzione a non bruciare le gomme. Attenzione ai rischi. Ma bruciare presto, cosa intendi? Bruciare presto. Ad asciugare presto, cosa intendi? Quanto presto? Adesso glielo chiediamo, però concentrati un attimo che qua siamo su Stroll, attenzione per la dodicesima. Per l'onore più che altro. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Sì. Siete convinti voi? Madonna, sulle uova, signori. Rischi anche a fare queste curve per andare un po' più veloci, larghe ma più veloci. Oh, si scoda in uscita. Facciamo vedere. Penso di poterci riuscire, ma è difficile capire dove riuscirci. Siamo vicini in un punto dove sorpassare è quasi impossibile. Qua adesso dobbiamo sfruttare tutta la scia, signori. Tutta la scia, tutto l'ERS. Ci mettiamo all'interno. Tiriamo la staccata, lo teniamo largo. Bella mossa, ben fatto. E vai, signori. Sorpasso sudato, ma molto voluto, quindi anche molto tirato. Attenzione adesso. Adesso dobbiamo approfittarne intanto che Mick rimane dietro. Intanto che Mick rimane dietro a Stroll. Merda, perché mi ha sganciato così il volante. Se si è sentito quel toc, era la situazione non è ideale, ma proprio il mio volante. Ho fatto un toc il mio volante, non so se è stato un feedback che ha ricevuto dal gioco oppure no, e se no così non fosse dovrei preoccuparmi. Adesso cerchiamo di riprendere Leclerc, anche se è difficile, però 2 secondi e mezzo, vediamo. Anzi, direi previsioni del tempo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non ecco. È prevista pioggia. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Cioè, quindi ha smesso di piovere, a me non sembra, eh. Però fate voi. Attenzione, signori, perché abbiamo fatto registrare il giro veloce, quindi piano piano stiamo recuperando sul buon Charles. Abbiamo recuperato 1 secondo in 2 giri, mi sembra, forse qualcosa di più. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Mick che ha superato Stroll dietro di noi, le condizioni della pista che non cambiano, le gomme che forse un pochino iniziano adesso ad usurarsi, occhio ai dossi. Un secondo e tre adesso il distacco su Leclerc.
attenzione ai rischi, si scivola, tagliamola un po' qua. Spingiamola qua. Però si recupera poco alla volta. Max Verstappen subito ci porta via il giro veloce. Tenta il sorpasso. Ma come tenta il sorpasso? Ma sta un chilometro, sta? Ma che sorpasso vuoi che tenti? Stiamo anche rischiando perché le gomme adesso iniziano un po'. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Far sentire la loro voce, però 8 decimi, signori. Siamo sempre più vicini. Nonna, signore, che. Che traction control! Scudatina di Leclerc. Devi stare buono, miglior settore, settore 2, stiamo spingendo. Qua devo andare largo. Avvertimento? No? Non ne rischi. Niente. Ultimo giro, signori, di sofferenza. Forse anche una toccatina con Leclerc. Leggero appoggio, occhio alle gomme che sono finite. Però anche la gara è finita, signori, e dobbiamo provare qualcosa di diverso, se no non riusciremo mai a superare né Charles né Pierre. Andiamo larghi? Ma non è vero, che penalità! Ma siete delle merde, siete! Ma pensa a te, uno va largo, prende la penalità, pazzesco! E niente. In questi 3 secondi finiremo dietro anche al buon Mick, che nel frattempo comunque ci ha ripresi. Insomma, andava più forte di noi. E noi non riusciamo a superare né Leclerc né Gasly. Dacene un altro. Hai 6 secondi? No. E niente, signori. È stata una gara parecchio difficile. Finiamo in 13ª posizione dopo aver scontato i 3 secondi di penalità. Ma è stata una faticaccia, effettivamente. Mamma mia. Gara da dimenticare. Pilota del giorno Lando Norris, che avrà superato 10 macchine. Sarà arrivato primo. Cioè, oddio, in realtà ha vinto Verstappen. Però buon Lando, avrà guadagnato sicuramente diversi punticini. Russell terzo, Albon secondo. Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? La pioggia. Posso dirlo, la pioggia, perché avevamo delle premesse, erano buonissime qua a Silverstone. Sull'asciutto mi sono trovato sempre bene. Trovare la pista bagnata è stato un vero disastro, sia per la qualifica che per la gara.
perché magari partire un po' più avanti ci avrebbe dato un po' di cambiato in classifica piloti. Il po' di coraggio. In classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto Lando, ha accorciato le distanze. Dopo 8 questa punti. Giornata incredibile. Albon 18 punti. Attenzione. Come pilota del giorno, il mio voto va di sicuro a Lando Norris. E infatti è addirittura, signori, scivoliamo in quarta posizione dietro a Verstappen, mamma mia. Meritatamente. E passiamo ai costruttori. 34 punti. In classifica frena la sua fuga. Noi vabbè. Weekend difficile. Siamo davanti come Minardi, però insomma non va, non va bene. Ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete. Non va bene. Per carità, è la gara 10 di 22, quindi il campionato è ancora molto lungo, molto lungo. Però dobbiamo subito risollevarci da questo brutto risultato. Andiamo avanti, signori. Bon Leclerc ci ha battuti per questa gara, per quanto riguarda la rivalità, e ci supera addirittura 9-8. Attenzione! Attenzione, la fama aumenta, gli obiettivi degli sponsor non li abbiamo assolutamente raggiunti, ma come ben sapete ormai siamo ben piazzati sia a livello di strutture che a livello di macchine effettivamente, anche se forse qualcosina si potrebbe anche fare, visto che insomma non andiamo più di tanto. Potresti dare un'occhiata a questo, per favore? La RS è sul punto di fare un passo avanti importante nella produzione, richiede la tua presenza nei simulatori immediatamente. Questo vuol dire che non potrei partecipare alla riunione con il reparto motopropulsore. Cosa devo dirgli? Come interessante gli che sarà in simulatore a breve. Ma accettiamo sti cazzi. Grazie per essere intervenuto e aver risolto. Ok. Per quanto riguarda le attività, andiamo, se ci danno della fama, a prendere della fama. Andiamo avanti e signori, prossimo appuntamento, Gran Premio d'Austria. Però, prima di tutto ciò, andiamo a vedere per quanto riguarda... la resistenza, ce ne mancava una, ma lo stanno facendo. Il motopropulsore è bloccato. Qua non lo so, onestamente. Io controllo, siamo sempre lì davanti. Si potrebbe dare un bustino, però a livello di... oddio, siamo sempre davanti con un buon margine. Quindi ci può stare, dai, facciamo, rimaniamo così per ora, teniamoci tutto così com'è. Signori, io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento, a fare il tifo per la nostra Minardi, che è un po' in difficoltà, ma dobbiamo uscire da questo periodo un po' buio. Mi raccomando, col vostro tifo riusciremo a risalire la classifica, perché siamo scivolati al quarto posto. Attenzione, andiamo in casa di Max, occhio, perché diventiamo cattivi. Signori, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao. We'll be right back.